81-69. Guardate la gioia, il Nardò resta in Serie 2 al termine di una grandissima coach. Coach. Che è la salvezza di tutti, la salvezza col cuore e la salvezza del cuore. How you feel in this moment? Excitement. Words can't explain this moment. We did a big thing today by winning, you know, so I'm just happy right now. Real happy. Enjoy. Gracias. Direttore, una grande gioia. Sì, incredibile, ma meritata, veramente meritata. Fino alla fine siamo nati per soffrire, ma soffriamo in Serie A. Meritatissimo, grazie. Bellissimo. Ce lo siamo meritati per tutta questa gente. È stato un anno difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Bellissimo. Hai alzato tu la Coppa della Serie A 2, Nardò ancora una volta riesce a conservare la categoria. Guarda, non parlo molto, dico solo questo è per Andrea. Grazie per Andrea. Ras. How do you feel in this moment? I feel everybody so happy, so I'm grateful we could deliver. And my heart goes out to the society and the owners, everybody from Nardò and Salento, Ivan, Cesare, Tommaso, Marco, everybody that supports the club, Mr. Durante, great job for the coaches, the staff. I want to thank my trainer right there, Mario, come here, man. he got me together. He fixed my legs, he got my hamstrings together. I wasn't sure if I was gonna play, but he made it happen. So it was a family effort, and thank everybody. Thank you very much, enjoy. E dunque stiamo raccogliendo le testimonianze di questa squadra che si è salvata in Serie A2. Nardò resta in Serie A2 ed è stata veramente una battaglia contro chiusi, conclusa 71-69, mentre qui ci sono ancora scene d'entusiasmo e la doccia di rito. Iannuzzi, due parole per descrivere questo grande risultato ottenuto con il gruppo, con la forza del gruppo. Tu hai fatto a sportellate anche oggi, hai dato il tuo contributo come sempre. Sì, era una partita importante, lo sapevamo. Ci tenevamo a cercare di fare di vincere questa partita per restare in Serie A e siamo contenti. Ci avviciniamo anche alla torre, un'emozione indescrivibile, merito di tutti. Assolutamente, questo ultimo periodo della stagione è stato veramente difficile per noi, per tutte le squadre, perché fa caldo, perché siamo pieni di acciacchi. Ma alla fine dovevamo resistere fino alla fine, perché la città se lo merita, la società se lo merita, i tifosi se lo meritano. Oggi sono stati fantastici e abbiamo portato a casa l'obiettivo e siamo contentissimi. Il momento più difficile, se c'è stato il momento più difficile, quando è stato? Quest'ultimo mese è stato difficilissimo, anche quest'ultimo quarto della partita. Ragazzo! Andiamo! È stato difficile, ci hanno recuperato dal più 16. Siamo arrivati a giocarcela punto a punto, tutte e due le squadre senza energie, ma alla fine
lo volevamo e l'abbiamo preso. Baldasso, due parole per descrivere questo risultato ancora una volta storico per la città di Nardò. Complimenti a tutti. Grazie, intanto sì, è un grande traguardo perché quest'anno con questa formula è stato difficilissimo durante tutto l'anno tenere il ritmo alto, a volte non ci siamo riusciti, però devo dire che è stato bellissimo vincere questa sera, questa partita davanti a tutta questa gente, come nelle grandi piazze. Hai una dedica? A tutte le persone che in questo ultimo periodo soprattutto mi hanno sopportato, il mio stress, il mio, come dire, i miei malumori. Grazie. Ci avviciniamo anche a Paravicini, allora. Eccoci qua, un tuo pensiero su questo risultato raggiunto con tanti sacrifici, tanti sforzi, ma di squadra, abbiamo detto più volte. È bellissimo, penso che adesso si veda ancora di più come tutte le persone ci tenessero e siamo contenti di avergli dato questa soddisfazione immensa. C'è Parano? È il risultato più importante della stagione, basta, non c'è altro da dire. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ci avviciniamo al presidente Tommaso Greco, possiamo rubarle per il nuovo quotidiano di Puglia una battuta, sì, è tutto, facciamo tutto live. Sì. Allora presidente, è arrivata una salvezza dopo una stagione difficilissima, però merito vostro, merito di tutti, all'unisono avete... Merito sicuramente della squadra di non aver mollato mai, non era il campionato che ci aspettavamo, avevamo delle ambizioni più importanti, però è andata bene così. E speriamo di fare che questo serva di esperienza per poter fare meglio l'anno 21. Questo è, quindi bravi tutti e ringrazio la squadra, ringrazio tutta la parte tecnica. E sono stati una soddisfazione molto importante questa. Era il mio primo anno in questo campo, quindi mi hanno commosso, insomma, è un'emozione molto importante. Importante non solo per la città di Nardò, per il Salento, ma anche per tutta la regione. Quello che cerco di dire dall'inizio, quando ho cominciato a questa avventura, Nardò è importante che diventi la squadra di tutto il Salento, di tutta la regione, e deve portare al palazzetto i giovani, dobbiamo cercare di trovare le giovanili, insomma di far crescere il settore giovanile, perché purtroppo non avendo il palazzetto non riusciamo a curare bene quella, però insomma speriamo bene, l'anno 21, i prossimi anni speriamo che possano servire a migliorare. Un'ultima battuta, quando Paravicini ha preso la palla e l'ha tenuta per sé palleggiando, era finita, a quel punto cosa ha pensato? Ho pensato che abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché la partita è stata dura, eravamo in vantaggio, poi ci hanno ripresi e abbiamo fatto molti errori. L'ultimo quarto è stato veramente, sarà l'emozione, sarà la tensione, però l'ultimo quarto è stato molto difficile, abbiamo fatto solo 5 o 6 punti, quindi per noi è stato difficile dalla panchina, è stato un sollievo, un sospiro di sollievo, insomma. Un grande pubblico ha risposto tantissimo, l'iniziativa della società è stata lodevole. Il pubblico è stato fantastico, e ha partecipato in massa, ma io credo che il pubblico, se riusciamo a coinvolgerlo meglio, perché noi, ripeto, da Nardò veniamo a giocare a Lecce, quindi o facciamo un palazzetto a Lecce che possa accogliere tutto il Salento, oppure ne dobbiamo fare uno a Nardò che possa accogliere più... Cioè, è una cultura, no, che piano piano va costruita, quindi non abbiamo ancora lo strumento per portare al palazzetto tanta gente, però anche questo è un programma dei prossimi anni. Insomma.